Sindaco di San Severo, il 18 un importante impegno, ci sarà l'ex ministro Minniti. Parliamo di un argomento importante che non è poi solo riguardante San Severo, ma l'intera provincia, anzi io oserei dire anche della nostra intera Italia e oltre, insomma, parliamo di legalità. Sì, sarà l'occasione per fare una rendicontazione dell'attività che si è portata avanti a partire dal 10 agosto del 2017, data in cui si tenne in prefettura a Foggia il Comitato Nazionale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica, alla presenza dei vertici nazionali delle forze dell'ordine e dell'allora ministro dell'Interno Marco Minniti. Un'attività che è stata foriera di grandi risultati e di grandi traguardi, probabilmente non sufficientemente conosciuti dall'opinione pubblica, proprio perché per rendere massimamente efficace questa attività la si è svolta a fari spenti, senza clamore, senza urlare in piazza ciò che si faceva. Ma dei risultati importanti sono stati raggiunti e nel corso di quella iniziativa io darò lettura delle statistiche messe a disposizione dal Ministero dell'Interno tramite la Prefettura di Foggia, da cui appunto si evince un decremento sensibile di alcuni reati particolarmente odiosi, quali quelle delle rapine, dei furti in appartamento, cioè ci sono tutta una serie di reati che nell'ultimo anno, soprattutto nella città di San Severo, ma oso dire anche in altre realtà e comunità cittadine della provincia di Foggia, sono stati portati avanti. Basti pensare alla poderosa attività che è stata fatta sulla città di Vieste, sul Gargano, operazioni molto importanti che sono il frutto e la conseguenza di quegli impegni presi il 10 di agosto nell'occasione di quel comitato nazionale e che io credo debbano necessariamente essere conosciuti da parte delle comunità cittadine. Ho poi pensato in segno di riconoscenza al ex ministro Minniti, all'onorevole Marco Minniti, di consegnargli la chiave della mia città. Credo che sia un atto dovuto di riconoscenza pubblica di una comunità che sta vedendo grossi risultati in termini di sicurezza urbana. Il mio comune, ma anche gli altri comuni della provincia, sono stati destinatari di tutta una serie di finanziamenti, vuoi per la videosorveglianza, vuoi per l'integrazione, e quindi su politiche nuove di integrazione sul territorio, sull'antimafia sociale pure ci sono stati dei finanziamenti importanti che sono passati attraverso la Regione Puglia, probabilmente non sufficientemente conosciuti, ma voglio dire una presenza straordinaria delle forze dell'ordine sul territorio, un controllo del territorio senza precedenti. Allora, questa presa di posizione netta di Minniti, con l'impegno che poi ne è seguito, io ritengo sia meritevole di un grazie che non deve essere soltanto quello detto al microfono in occasione del convegno, ma un atto tangibile, sancito da un deliberato del Comune di San Severo, della Giunta Municipale, di assegnazione di consegna di questa chiave, che significa questa è casa tua perché hai dimostrato di essere un nostro caro amico, di tenere a questo appartamento, diciamo così, volendo utilizzare la metafora, e come si fa alle persone care, agli amici che godono di massima fiducia quando gli si dà le proprie chiavi di casa, io gli do le chiavi di casa della mia città. È casa sua, può venire quando vuole, troverà sempre gente pronta ad accoglierlo con un sorriso, con un abbraccio e un sostegno alla vigilia anche di impegni futuri. Noi siamo sicuramente pronti a dare segno tangibile di questa amicizia e questa riconoscenza a Marco Minniti.